vado a prendere il tè di là. È tutto pronto. Sei riuscita a dormire un po'? No, non ci riesco. Penso sempre all'ultima volta che l'ho vista. Alla casa, le luci spente. Mio padre è chiuso nel suo studio, lei in sala, mi aspettava. Mi aspettava sempre. E io non riuscivo ad andarci. Certi giorni l'avvisavo anche all'ultimo momento, al mio capo, quello stronzo, non c'era niente da fare in ufficio, ma lui non se ne andava, non se ne andava mai. E lei sicuramente aveva preparato la torta. No, 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 Giulia, non sei colpevole, eh? Il lavoro è per tutte così. Io riesco ad andare a trovare mia madre una volta al mese e le devo tutto quello che sono, insomma. Mia madre mi ha insegnato a suonare e non ho mai il tempo per andare a trovarla. No, però poi penso che sta con mio padre, no? Che si fanno compagnia. Ma in fondo anche la tua non era mica sola, no? Glielo dicevo al telefono. Mamma, non sei sola. C'è papà con te. Perché ti senti così sola? E lei? Niente, diceva di non preoccuparmi, che andava tutto bene. Che la torta l'avrebbe mangiata la sera con lui. Ma è stato un matrimonio felice, no? Non lo so. Lui parlava così poco. Le scriveva dei messaggi, delle lettere. Diceva che gli era più facile scrivere che parlare. Le scriveva delle cose bellissime, ma non le è bastato. Scrivere è una cosa, vivere è un'altra. Scopavano? Rossana, ma sei pazza? No, no, ci ho pensato anch'io. Lui era sempre dolce con lei. La baciava sulla guancia al mattino, le parlava sempre, sempre, sempre con calma. Parlavano di libri, di tante cose. No. Non ho mai avuto l'idea che scopassero. No, neanche tanto da bambina. Anche se mi sembravano innamorati. Beh, i miei, dopo che sono nata io, non lo hanno più fatto. Vabbè, i miei in generale, dopo aver litigato, si chiudevano in una stanza. Poi... Mia madre scopava molto fuori casa. Anche mio padre. Quando andavo a trovarla, lei... era piena di gioia, mi stringeva. Si era vestita tutta elegante. Certe volte avevo l'impressione di essere io suo innamorato. Si era scritta la lista delle cose da chiedermi per non dimenticare niente, per approfittare dei momenti che ero lì. La sentivo piangere dietro la porta quando me ne andavo. Non è una cosa normale. No, non è una cosa normale. Tutto questo amore, tutto su di me. Almeno se avesse fatto altri figli. Ma non sono venuti. A me non ne viene neanche uno. Oddio. Finirò sotto i ponti. Bisognerà avere una buona assistenza privata dai badanti. Oh, sì. Sapete, ora che non lavoro vado più spesso da mia madre. Solo che lei non ha mai tempo. Sta tutto il giorno a chattare sul computer. Dovete vedere com'è veloce, eh? Oh, ha un sacco di amici e si inventa una vita diversa con ognuno. Racconta un sacco di palle. Dice che ha 20 anni, che lavora in banca, ma dà anche consigli sugli investimenti, eh? A un altro ha detto che è un travestito che cambia uomo ogni sera, ma che il suo vero amore è un piccolo caimano che alleva nella vasca da bagno. Ma è sempre stata così pazza? Ma che, ma va, una donna normalissima, una madre, beata lei. Dice che finalmente può vivere tutte le vite che vuole. No. Papà pensa che un giorno darà un appuntamento a qualcuno e la troviamo morta per strada. Oddio, ma i miei sono andati a vivere fuori, mio padre suona ancora delle volte e mia madre si occupa di lui. Ma una volta le ho chiesto se dopo una vita passata a litigare e riappacificarsi avessero alla fine trovato la pace. Sai cosa mi ha detto? La pace e la morte, e noi per fortuna siamo ancora vivi! Oh. Cosa?
vedi. Ma non sai come hai ragione. Ah, no, ma che non ci ho proprio pensato, ecco. Quando mai? Scusa, non ho capito. Cosa vuoi dire? No, niente, dico un po' di sensibilità, ma per una prima donna è difficile. E dai, smettetela! Lasciale parlare, dai, mi distraggo un po'. Cosa vuoi dire, che sono un egoista? No! Oh. No, ma dillo, perché se lo pensi non no, è... No, ma chi ti vede mai? Stai sempre in giro a suonare. Mi fa un po' pena tuo marito, questo sì. E il tuo, allora? Poveraccio? Che deve aspettare di andare nella casa al mare per il weekend per fare l'amore. E chi te l'ha detto? È il mio ginecologo, no? E mentre ti visita vi mettete a parlare della nostra vita sessuale? Ma no, una volta mi ha solo chiesto perché non avevo un bambino, se mi mancava. Allora lui mi ha detto che ci pensava sempre a fare un figlio, Poverino, come lo capisco. Ecco, sì. E che però tu non lo volevi e che poi non vi vedevate mai, neanche la sera. Hanno i turni sfalsati. E allora dovevate andare in questa casa al mare per fare l'amore. Ma sì, praticamente hanno bisogno di due case, una per dormire e una per fare l'amore. Che situazione particolare. Beh, ma mica tanto, perché pensi che Marco non voglia sposarmi? I miei ultimi fidanzati dicevano... Perché è una grossa responsabilità, È una decisione che va presa con calma. Perché poi nascono i figli. E tu pensa quanti si dividono, non vorrai farli soffrire. Ma chi è che devo far soffrire qua se non c'è proprio nessuno? Non c'è né uno straccio di padre, né un bambino intero, visto che le statistiche dicono che ne facciamo mezzo a testa. Marco non accetta mai di fare l'amore da me. Dice che gli fa impressione, che tutti i miei oggetti in giro gli mettono il panico. Gli sembra di scopare con sua sorella. Dobbiamo sempre andare da lui sabato sera, dopo aver cenato in un certo ristorante. Io mi devo vestire elegante, come le prime volte che uscivamo insieme. Lui ha comprato i fiori, il letto è perfetto. Sul comodino opposto al suo non c'è rigorosamente niente, come se fosse quello di un albergo. E lì funziona. Sì, funziona piuttosto bene. Poi prima di uscire devo raccogliere tutti i miei oggetti perché so che gli danno fastidio se li lascio in giro. Oh. Che fatica. Sì. Sì, nella casa al mare è tutto più facile. Chiudiamo i telefonini, i pazienti sanno che non siamo raggiungibili. Io mi metto in cucina, Saverio legge il giornale. Gli servo da bere, apparecchio la tavola. Lui viene a mangiare e dice che tutto è buonissimo. Quando abbiamo finito lui vorrebbe aiutarmi, ma io gli dico no, vai di là a fumare il tuo sigaro. Sparecchio, lavo i piatti, metto tutto a posto, anche se so che l'indomani verrà la donna, ma a Saverio piacciono i rumori dei piatti in cucina, lo eccitano molto e qualche volta io li esagero per farglieli sentire. E anche a me eccita vederlo seduto in poltrona col sigaro acceso, mentre vado e vengo dalla cucina al salotto per rimettere tutto a posto. Mi piace sentire il suo sguardo su di me quando mi chino sulle mie gambe. Tira lunghe boccate dal sigaro, poi lentamente lo spegne. Schiaccia nel posacenere, si alza, mi toglie i piatti dalle mani, li appoggia sul tavolo e qualche volta non riusciamo a arrivare a letto. Oh, ma che meraviglia! No, io li faccio fare mica un bambino al mare, no, io prendo una bella casa al mare, chissà, magari potrebbe anche avere un rattus.